Assessore, l'ho sentita contenta del ruolo che l'Emilia Romagna sta giocando nel mondo del biologico, un passato, un presente, ma anche un futuro che sembra essere radioso. Sì, noi intendiamo investirci molto. Questo è un settore in crescita, è cresciuto anche durante il periodo della crisi dei consumi, qui invece i consumi sono aumentati. Nel bio noi abbiamo 4.000 imprese molto qualificate che già hanno utilizzato molto bene le risorse del PSR della scorsa programmazione. In questa programmazione nuova che parte investiamo ulteriori risorse sul bio importanti, quindi ci aspettiamo che non solo aumentino le imprese che si convertono al bio, ma che anche sempre più ettari in Emilia Romagna, che già è la prima regione del nord per ettari dedicati al bio, aumentino significativamente, perché questo aiuta la biodiversità, aiuta a dare un messaggio anche culturale del tipo di agricoltura di qualità che vuole la nostra regione, e soprattutto sono molto interessanti per i giovani che hanno veramente un'attenzione specifica, e quindi questo è un di più che l'agricoltura biologica può dare al sostegno complessivo dell'agricoltura regionale. We'll be right back.